Fine settimana positivo ma sfortunato, quello di Mario Marasca a Varano de' Melegari per il secondo round del campionato italiano Formula ASICS-Eibart. Il pilota latinense, giunto in Emilia per battagliare con i primi, ha purtroppo faticato nel trovare il giusto assetto della vettura. Tredicesimo in qualifica, dopo delle buone prove libere, l'alfiere della BVM Target si è portato in undicesima piazza al termine di gara 1 con una prestazione sofferta e poco soddisfacente, a bordo di una vettura non ancora in ottime condizioni. Tutt'altra storia invece in gara 2, dove il laziale ha afferrato la top 10, conducendo una performance eccellente che lo aveva visto sprofondare in fondo al gruppo per un problema ad una sospensione causato da un contatto alla prima tornata.